poi c'è aumentato tantissimo, adesso sta rallentando, la buona notizia è che sta rallentando l'inflazione, però i prezzi crescono ancora troppo, per questo la Banca Centrale Europea ci somministra questa dose di aumenti di tassi di interesse, però non è che sbagli. Allora, a settembre io avrei evitato di aumentare ancora i tassi di interesse, però fino a settembre i tassi di interesse andavano aumentati, purtroppo questo è un prezzo da pagare per avere inflazione più bassa. Cosa che l'inflazione fa male a tutti, quindi fa male non a tutti, fa male a tutti ma in maniera diversa e quindi bisogna ridurla. L'inflazione che continua a correre ma sembra rallentare il passo è Carlo Cottarelli, economista, docente all'Università Cattolica di Milano, dopo una carriera al Fondo Monetario Internazionale ad Arezzo a parlare di prospettive, potenzialità e limiti dell'economia. Siamo partiti bene quest'anno, il primo trimestre è stato molto forte, poi abbiamo avuto questa flessione nel secondo e credo che una debolezza generale che ci sia in Europa che durerà un po' di tempo. Siamo cresciuti molto rapidamente, siamo usciti noi e l'Europa molto rapidamente dal Covid, più rapidamente del previsto, questo ha un po' surriscaldato i prezzi, adesso in qualche modo dobbiamo frenare un pochino per portare in giù l'inflazione. Un appuntamento alla Borsa Merci organizzato all'interno delle ACLI Life Festival. Sono momenti di condivisione, di informazione, di approfondimento per ricreare anche nella nostra città quella consapevolezza che dobbiamo approfondire i temi ma poi stare insieme per costruire il futuro. Una fotografia di opportunità e criticità dell'economia tra diverse tematiche trattate anche nell'ultimo libro di Cottarelli, Chimere, sogni e fallimenti dell'economia. Una di queste chimere, forse la più importante, è quella che è stata, che non era una chimera, sembrava una realtà fino a un anno e mezzo fa, cioè l'inflazione bassa permanentemente. Le banche centrali, che sono quelle che hanno la facoltà di stampare moneta, sottratte già dagli anni 80 del secolo scorso al controllo dei governi, avrebbero dovuto garantire l'inflazione molto bassa. Questo è stato vero fino al 2020, poi questo non è stato più vero, quindi quella dell'inflazione bassa è una chimera o c'è un qualche errore nella gestione delle banche centrali?